Buonasera, ancora un altro brano di Madre Cristiana Picando, tratto dal suo libro Pedagogia Viva. Ancora un ricordo di che cosa è stato ed è per lei la preghiera. Ieri sera abbiamo ascoltato un ricordo di quando aveva 3 anni. Adesso un ricordo legato alla prima comunione. Una settimana dopo, scrive, c'era la festa del Corpus Domini. Tutte le comunicande indossavano il loro abito bianco e le più piccole, con un cestello di petali di rose appeso al collo, venivano poste davanti al baldacchino, sotto cui si muoveva lo stensorio portato solennemente dal parroco. Dovevano lanciare continuamente lungo il percorso della processione verso lo stensorio i nostri petali, come incenso profumato, fino a formare un tappeto di fiori. La sensazione di quei momenti era l'attrazione verso lo stensorio scintillante e la gioia incontenibile quando uno dei tanti petali lanciati a piene mani lo sfiorava. L'entusiasmo era tale che non ci si arrestava un momento in quella pioggia di petali e di conseguenza il pianto assolutamente disperato quando il cestello rimaneva vuoto. Mia madre doveva togliermi dalla processione per quel pianto irrefrenabile. Caspita, non avere più fiori da lanciare al Signore che passava per le nostre strade e sotto le arcate della nostra chiesa era il colmo della disperazione infantile di quel momento. Uno a 5 anni è ancora molto innocente e si identifica totalmente con quello che fa, come se fosse il respiro stesso della vita. Mi sono chiesta molte volte se pregare non fosse questo continuo lanciare la vita allo sbaraglio di una consumante adorazione, senza calcoli, senza misura, solo afferrata da una presenza e dall'incontenibile desiderio che uno dei poverissimi petali delle mie rose da 4 soldi sfiorasse il divino. A domani.